il saluto istituzionale di Mario Comana, presidente dell'organismo Confidi Minori, che non è potuto intervenire nella sessione di apertura. Eccolo qui, che è anche il mio presidente, quindi benvenuto. Grazie Salvatore, ben trovato. Grazie dell'invito. Sono davvero dispiaciuto di non aver sentito la prima parte di questo convegno. Peraltro, ero in viaggio e quindi ho potuto almeno leggere sul Sole 24 Ore di questa mattina il risalto che si dava giustamente all'evento, che è diventato un evento tradizionale e importante all'interno del mondo dei Confidi. L'organismo è presente da quest'anno e io mi auguro, ma confido, sono sicuro che questa sua presenza diventerà altrettanto tradizionale perché è un momento di confronto, di provocazione, dice anche Salvatore Vescina, in modo ovviamente costruttivo e quindi è chiaro che per l'organismo è importante essere presente nelle sedi in cui in modo autorevole e scientifico si parla di confidi. Io colgo l'occasione per come dire, condividere con voi questo nostro primo anno e più di attività, che è stata un'attività di cui certamente voi siete già edotti, ha coinciso con la fase di prima iscrizione dei Confidi Minori, fase che è sostanzialmente conclusa e mi sembra di poter dire che si è conclusa alla fine senza troppi affanni e soprattutto ci è stato riportato senza troppi affanni da parte dei Confidi Minori che hanno voluto e ritenuto di presentare la domanda. Se qualche affanno l'abbiamo avuto noi, questo è poco importante. È più importante il fatto che appunto siamo riusciti nell'intento che avevamo preannunciato anche in altre occasioni di predisporre il percorso più agevole possibile affinché i Confidi che ritenessero di aderire, e sono state, come sapete, più di 180, avessero un percorso morbido, privo di complessità burocratiche, ma naturalmente facendo da parte nostra un lavoro serio di verifica di sussistenza dei requisiti. Naturalmente adesso noi apriamo anche una fase nuova che è quella di monitoraggio continuo e costante sui confidi minori, sul possesso dei loro requisiti e sperabilmente non su situazioni di difficoltà che dovessero determinarsi, ma si sa che anche questo potrebbe accadere. Ci stiamo attrezzando per svolgere anche quell'attività, io spero nel modo più silenzioso possibile. Devo dire che in quanto bergamasco in questo momento il calcio mi suggerisce degli esempi che spero calzanti. Ecco, nel calcio si dice che l'arbitro migliore è quello di cui si parla meno, perché l'arbitro di cui si parla è perché ha dato motivo di contestare qualche sua decisione. Ecco, noi speriamo che di noi si parli poco, come arbitri non ci sia quasi motivo di parlare. Però credo di interpretare il pensiero anche dei miei colleghi del Consiglio di gestione, a partire da Salvatore, nel dire che noi intendiamo anche svolgere un ruolo che non sia soltanto di vigile urbano all'incrocio che muove la paletta, alza il verde, magari in modo anche scenografico come quello di Piazza Venezia a Roma, ma
noi vorremmo, nei limiti delle nostre attribuzioni, però vorremmo anche essere un soggetto che attraverso il dibattito, il dialogo con i confidi e il dialogo con le istituzioni che a vario titolo sono interessate alla vita dei confidi, fino naturalmente al legislatore. Ecco, nei confronti di questi soggetti noi vorremmo accompagnare il percorso del mondo dei confidi, accompagnarlo verso l'individuazione, l'ampliamento e anche l'utilizzo degli spazi di mercato che essi hanno, non solo in un'ottica economicistica. Ho sentito purtroppo solo una parte dell'intervento che mi ha preceduto, ma si parlava di etica. Noi non ci ergiamo ad arbitri dell'etica altrui, però vogliamo sicuramente andare oltre il mero equilibrio economico-finanziario dei singoli confidi e sentirci in qualche modo investiti della funzione di accompagnare appunto questa industry o questo pezzo di industry, perché noi abbiamo competenza solo, come è ben noto, sui confidi che non sono intermediari finanziari. Ecco, accompagnarli nel ruolo che crediamo importante all'interno dell'intermediazione creditizia. Intermediazione creditizia che è interessata da pesanti, importanti fenomeni di trasformazione, cui si è aggiunta la condizione eccezionale della pandemia, che, come dire, ha steso questo velo di interventi straordinari che, come cito ancora l'avvocato Vescina nell'intervista Solo 24 Ore di questa mattina, ha riaperto spazi e opportunità per il mondo della garanzia. Ecco, noi crediamo che questa riapertura, ancorché causata da un evento negativo come la pandemia, sia una opportunità da conservare e sia quindi un elemento positivo su cui lavorare anche per il prossimo futuro. Il mondo del credito cambia come molto ovviamente nel suo approccio tecnologico e nel supporto che la tecnologia può dare nella gestione dei processi del credito. Sono tutte innovazioni che giovano all'intermediazione creditizia. Beh, sicuramente nessuno vuole apparire come contrario all'evoluzione, quindi anche noi salutiamo evidentemente con favore il fatto che vi sia una innovazione tecnologica applicata ai processi del credito. Siamo attenti, forse più di altri, ai riflessi sfavorevoli che questa potrebbe avere, in particolare nella misura in cui non riuscisse a catturare le specificità di analisi nei confronti delle piccole e medie imprese, e quindi a diventare, almeno per questo segmento del credito, non un fattore di crescita, ma un fattore di ostacolo. Quali sono le risposte? Le risposte non sono certo quelle di spingere all'indietro le lancette dell'orologio. Le risposte possono essere quelle di utilizzare le tecnologie avanzate, più avanzate anche da parte dei confidi, e quella di fare sinergia fra il ruolo della garanzia e dei soggetti abilitati alla garanzia collettiva con gli strumenti e gli approcci che le banche hanno a disposizione e mettono in campo in modo sempre più innovativo. C'è un altro elemento di innovazione che è quello della possibilità di erogazione di prestiti diretti da parte dei confidi minori, collegato ovviamente ai fondi antiusura.
Beh, anche qui c'è una sfida e anche qui c'è uno spazio per avvalersi di tecnologie innovative. Certo, voi starete pensando che probabilmente la dimensione dei confidi minori non è tale da consentire loro di compiere investimenti molto importanti in tecnologia. Ma la mia risposta è che i confidi sono consorzi o cooperative e quindi nascono sulla collaborazione e non già sulla portare da soli un fardello. E quindi anche qui la tecnologia, certo, faccio fatica a immaginare che sia sviluppata in casa da un singolo confidi, ma pezzi di tecnologia, pezzi di processi. Si comprano, si trovano, si utilizzano con formule economiche che non richiedono i tempi lunghi e gli importi importanti di una costruzione proprio della tecnologia. Questo a me pare un tema importante che ha delle ricadute sulle piccole e medie imprese, anch'esse devono essere in grado di dialogare in un modo più moderno e più avanzato nel momento in cui debbono comunicare le loro informazioni. E devo dire anche sull'organismo che ha l'obiettivo, l'ambizione di dotarsi vieppiù di strumenti tecnologici per svolgere il proprio ruolo. Questo è anche uno degli elementi che può lasciare tranquilli il mondo confidi per quanto lo riguarda e l'organismo anche sotto il profilo della economicità e sostenibilità del proprio business. Salvatore, io non vorrei prendere troppo Grazie spazio. Mario. Vorrei dire una cosa, che ho detto prima, tu non c'eri, è successo un altro, come dire, piccolo cambiamento di programma, sempre per ragioni tecniche, e ancora una volta, e forse non è un caso perché tutto è connesso tra gli argomenti che trattiamo oggi, ancora una volta, come dire, vediamo che spostando un intervento ha perfettamente senso con le cose che sono state appena dette e con quelle che diremo, perché adesso entriamo nella terza sessione. Chiederei di mettere la slide con il programma. Nel frattempo, Mario, ti ringrazio e ti saluto. Grazie a te, un saluto a tutti. E, terza sessione che è dedicata proprio al tema dell'accountability, del controllo. Costo o opportunità? Sicuramente un costo insopprimibile perché la funzione svolta dai confidi impatta, no, in termini di interesse pubblico e quindi è un'attività regolata, disciplinata nel testo unico bancario, con tutte le implicazioni che ne scaturiscono in termini di vigilanza, di trasparenza. Ma io penso, lo dico apertamente, che alcune nuove opportunità, anche recenti, che hanno avuto i confidi scaturiscono proprio dall'incremento di affidabilità legato all'incremento di queste regole. Per esempio, pensiamo al fatto che i confidi autorizzati dal Fondo Centrale si vedono controgarantite al 100% le loro garanzie nei confronti del sistema bancario. Garanzie quindi che diventano a ponderazione zero. E l'intera garanzia gode di questo trattamento, non soltanto, diciamo, quella porzione che viene riassicurata. Oppure pensiamo alla nuova opportunità per i confidi minori, o per una parte di essi, che è nel fondo della prevenzione di usura, come dire, che apre una breccia, no? Rispetto alla regola in base alla quale questi soggetti potrebbero fare solo e soltanto garanzie. Non ci sarebbe mai stata questa regola senza una, come dire, maggiore leggibilità dei confidi. Quindi io vedo questo rapporto stretto. E ora veniamo a Luca La Ragione, Medio Credito Centrale. Luca è l'uomo che ha visto, credo, in assoluto il maggior numero di bilanci dei confidi. Supera anche Diego che è tra noi, perché Luca, appunto,
chi si occupa nel medio, presso medio credito di autorizzare i confidi ai fini di quanto abbiamo appena detto, ma il medio credito centrale ci ha supportato come organismo confidi minori anche nell'attività istruttoria di prima iscrizione. Abbiamo usato, diciamo, un soggetto che era già qualificato, comunque selezionato attraverso una procedura come dire, di evidenza pubblica, non una gara d'appalto, perché noi non siamo soggettati a queste regole, ma abbiamo comunque fatto un beauty contest anche con altri soggetti che comunque ringraziamo per la loro disponibilità. Luca, vengo a te. Focalizziamoci direttamente sui confidi minori, visto che oggi Diego ha già spaccato il capello in quattro, se vogliamo, sui maggiori. E veniamo subito da una domanda direttissima: ma secondo te tu li hai proprio contati e visti, quanti redigono il bilancio secondo il format Banca d'Italia e quanti no? O perlomeno sull'ultimo bilancio, perché dal prossimo c'è l'obbligo di depositarlo secondo il format del 2 agosto 2016. Allora, innanzitutto buongiorno, grazie a tutti, grazie Salvatore per l'invito. Guarda Salvatore, a dirti la verità, io nel momento in cui mi sono approcciato in questa mia doppia esperienza al mondo soprattutto dei confidi minori, no? Che comunque è un mondo, come ben sappiamo, ampio, eterogeneo, sono rimasto piacevolmente sorpreso dai riscontri che ho avuto, perché comunque su un campione, parlo dell'ultima mia esperienza, no? Quella avuta con l'organismo dei confidi minori, su un campione di oltre 180 confidi analizzati, soltanto una minima parte, diciamo una percentuale intorno al 6%, quindi parliamo di 10-11 confidi, non presentano un bilancio che è conforme con i dettami di Banca d'Italia. Quindi secondo me è un risultato molto importante, perché questo pone delle basi solide da cui partire, appunto, per quel processo poi che è questa accountability, questo data quality dei bilanci, che ci può portare a fare delle cose molto importanti e supportare anche i confidi nella loro attività. Ecco Luca, allora, tra quelli che giustamente utilizzano lo schema corretto, e ripeto, dal prossimo bilancio è obbligatorio, non c'è dubbio che soddisfino questa condizione, ma tra quelli che lo redigono, quanti lo fanno in modo completo e quanti no? Quanti in modo chiaro e coerente e quanti no? Quali sono secondo te i tre errori più gravi e ricorrenti, ecco, che hai visto nei bilanci? Perché è chiaro che c'è da fare ancora un po' di lavoro, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che in questo caso la percentuale è un po' più alta, diciamo ci attestiamo intorno al 25% di quel campione dei 180 analizzati, quindi siamo intorno ai 47. Il 25% non ha redatto un bilancio perfetto, totalmente perfetto, anche se posso dire e affermare che la stragrande maggioranza, la quasi totalità delle carenze riguarda la parte D della nota integrativa, che a mio parere è una delle parti più importanti del bilancio d'esercizio di un confidi, in quanto dà una rappresentazione molto ampia di quello che è l'attività caratteristica del confidi stesso, analizzando sotto varie dimensioni tutta la sua attività. Infatti analizza stock, flussi, commissioni, sofferenze, deteriorati e così via. È pur vero che gran parte di questi confidi, già venendo dall'esperienza dell'autorizzazione del fondo di garanzia, presentava una parte D della nota integrativa non totalmente incompleta. Vi erano già delle tabelle redatte in maniera corretta, con i dati in maniera corretta. Soltanto una minima parte, diciamo, una piccola percentuale di questi aveva una nota integrativa totalmente assente di questa parte D, e in alcuni casi addirittura compilata però in maniera non corretta. Tu mi parlavi di errori, no? L'errore più ricorrente, sicuramente forse anche quello uno degli errori più gravi, è quello di aver confuso un po' di compilare queste tabelle con un dato di flusso al posto del dato di stock di garanzie del confidi stesso. Questo può dare degli impatti notevoli sulla rappresentazione del rischio effettivo acquisito dal confidi, e quindi distorcere anche un po' le analisi che vengono effettuate un po' da tutti gli operatori sulla bontà del confidi stesso. E poi questo può incidere anche a cascata, può
creare degli errori nella rappresentazione delle altre tabelle, perché appunto poi questo può creare una catena di alimentazione errata delle varie tabelle, e questo si può ripercuotere anche appunto su indicatori che noi utilizziamo e abbiamo utilizzato anche come fondo di garanzia per le PMI, o come anche nell'ambito dell'analisi per l'iscrizione all'albo dei confidi minori. Per esempio, un indicatore che mi viene in mente è l'indicatore di solidità patrimoniale. Giustamente, se non abbiamo una rappresentazione effettiva di quello che è lo stock di garanzie, potremmo andare a sovrastimare o sottostimare questo indicatore e quindi dare un giudizio errato. Un altro elemento di criticità riguarda sicuramente i deteriorati, innanzitutto le sofferenze, perché molte volte queste sofferenze vengono gestite fuori bilancio e quindi non riusciamo a capire se effettivamente gli accantonamenti effettuati dal Confidi sono in grado di poter rispondere ad un eventuale rischio di default di tutti questi adempimenti. Però Luca, fammi dire che questo non ci scoraggia più di tanto, no? Vogliamo dire perché? Sì, no, questo non ci scoraggia più di tanto per il semplice fatto perché appunto come si è visto prima, in primo luogo l'autorizzazione per il fondo di garanzia, poi questo processo di iscrizione all'elenco dei confidi minori sicuramente darà un input importante al data quality del bilancio dei confidi. Abbiamo visto già in prima battuta con l'autorizzazione, si sono portati dietro gran parte di questa esperienza, quindi questo know-how accumulato sicuramente darà un impatto notevole su una redazione chiara e veritiera dei bilanci. Fantastico, ottimo, grazie. Passiamo subito a Diego Bolognese, che qui, diciamo, in pochissime, velocissime slide ci racconterà di una idea, una proposta di discussione che è nell'osservatorio di quest'anno sul possibile rafforzamento delle regole che riguardano l'accountability proprio dei confidi minori. Diego, a te. Ciao Salvatore, grazie. Mi collego con quanto diceva prima Luca. In queste pochissime slide vorrei andare a esaminare una cosa. Prima Luca raccontava di quanto i confidi minori sono aderenti alla normativa. Adesso andiamo a vedere quanto la normativa è adeguata, perché non dobbiamo mai dimenticarci che il nostro obiettivo è evitare, l'obiettivo del legislatore, insomma, per il bene del sistema, è evitare che succeda la cosa peggiore che può succedere a un confidi, ovvero il default. Allora, la domanda che dobbiamo farci è: quali misure prevede la normativa per evitare che tale evento si verifichi? Allora, tanto per cominciare, ci sono due normative, una riguardante i confidi maggiori e una riguardante i confidi minori. Per quanto riguarda i confidi maggiori, come abbiamo visto precedentemente, già sappiamo, ne abbiamo e come le regole di vigilanza prudenziale, e cioè il sistema di profili di adeguatezza finalizzati a garantire l'equilibrio fra l'esposizione al rischio e le disponibilità di risorse per farvi fronte. E poi c'è questo strumento potentissimo, che è questo indicatore TCR, al quale ho dedicato una bella fetta della presentazione che ho fatto in precedenza, perché è efficacissimo per monitorare la solidità patrimoniale sempre in relazione ai rischi assunti. Per quanto riguarda invece i confidi minori, le regole di vigilanza prudenziale e questo TCR, questo indicatore, non ci sono, perché non ci sono i dati, le regole di vigilanza prudenziale non sono previste dalla normativa, e il TCR non può essere calcolato perché mancano in bilancio i dati fondamentali per calcolarlo. Quello che c'è sono altre due prescrizioni di dimensionamento del fondo consortile, che deve essere non inferiore ai 100.000 euro, e di dimensionamento del patrimonio netto, che deve essere non inferiore a 250.000 euro. Ora, mentre per i confidi maggiori le norme in vigore risultano essere più che accettabili, perfettibili, fallibili, abbiamo visto in passato qualche problema di default fra i confidi maggiori c'è stato, però sostanzialmente sembrano essere adeguate. Tra i confidi minori, le prescrizioni presenti, che sono quella del fondo consortile e il patrimonio netto, sembrano essere subottimali. A differenza di quanto avviene per i maggiori, infatti, nessuna norma obbliga i confidi minori all'ottenimento e mantenimento di un ragionevole equilibrio fra i rischi assunti e le risorse per farvi fronte. Allora, la domanda che viene naturale è: ma applicare ai confidi minori la vigilanza prudenziale potrebbe essere la soluzione?
Rispondiamo immediatamente un grande no, perché i costi della vigilanza prudenziale sarebbero insostenibili per i confidi minori, i quali hanno dimensioni più contenute per via di un perimetro di operatività più ristretto. Allora, quello che possiamo pensare è di ipotizzare una revisione di alcuni dei requisiti di iscrizione e permanenza dei confidi minori nell'elenco 112 del TUB. L'ipotesi è di introdurre per via legislativa due nuovi presidi che assicurino che i confidi minori dispongano di risorse adeguate per far fronte alle obbligazioni di garanzie, delle garanzie assunte. Quali sono questi due presidi? Allora, il primo, l'introduzione di un indicatore di adeguatezza patrimoniale, e il secondo, l'introduzione di un sistema di soglie minime per gli accantonamenti a fronte dei rischi in essere. Vediamoli nel dettaglio. L'introduzione di un indicatore di adeguatezza patrimoniale è semplice, anzi esiste già, perché abbiamo il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, ha già adottato l'indicatore di adeguatezza patrimoniale che abbiamo anche calcolato noi come Torino Finanza e presentato nella mia precedente esposizione. E ovviamente non si dispone dei fondi propri dell'RWA che i confidi minori non devono calcolare e inserire in bilancio, quindi non è pari a un total capital ratio, ma come abbiamo visto dà una buona rappresentazione della solidità patrimoniale. L'unica cosa è che le soglie dovrebbero essere un pochino più alte perché per quanto rappresenti la solidità patrimoniale è un pochino più indulgente. Nella presentazione che abbiamo visto prima, i confidi con la grande disponibilità di patrimonio, con le risorse più che adeguate rispetto ai rischi assunti, erano il 47% per i confidi maggiori e il 91%. Diego, perdonami, non ti voglio tagliare, però ti chiedo di essere un po' più sintetico perché tiranno. Certo, insomma, questo indicatore di adeguatezza patrimoniale dovrebbe avere poi anche la previsione di due soglie sul quali potrebbe intervenire l'organismo confidi minori. La seconda cosa è l'introduzione di un sistema di soglie minime per gli accantonamenti a fronte dei rischi in essere. Allora, attualmente non ci sono delle soglie previste per gli accantonamenti e non è prevista nemmeno una precisa catalogazione dei rischi in essere. Quindi la proposta che noi vogliamo fare è quella di un potenziamento della tabella A8 che sta nella sezione D della nota integrativa, in quanto quella attuale appunto ha alcuni buchi, ovvero non considera i livelli di deterioramento meno gravi dell'escussione, cioè sotto l'escussione non è rappresentato in bilancio e quindi neanche l'operazione in bonus, non è prevista la ponderazione per le diverse forme tecniche di controgaranzie ricevute e non sono previsti i valori minimi di accantonamento sulle varie forme, sui vari status di deterioramento. Allora, questa proposta qua si articola in due parti. La prima è una revisione della classificazione delle garanzie in essere, la seconda è un potenziamento della rendicontazione degli accantonamenti. Partiamo dalla classificazione delle garanzie in essere. Ad oggi sono esposte soltanto le escussioni. Quello che proponiamo è di inserire una classificazione su quattro livelli in cui vengano ripartite le garanzie in essere tra prima richiesta e altre tipologie a livello 1, a livello 2 fra garantite e non controgarantite, a livello 3 per status di deterioramento, quindi in escussione deteriorato in sofferenza, altre deteriorate non in sofferenza in bonus, e a livello 4 quale sia il garante, cioè il fondo di garanzia per le PMI, altri garanti pubblici o altre garanzie ricevute. La parte di livello 3 è quella di novità rispetto a quella attuale. Per quanto riguarda invece il potenziamento, rendicontazione e accantonamenti, quello che proponiamo è di inserire sette informazioni per ognuna delle garanzie catalogate come nei quattro livelli appena presentati, e queste sette dovrebbero essere un valore nominale lordo, un importo delle controgaranzie ponderato, ossia ogni garante indicato a livello 4 dovrebbe avere una diversa ponderazione secondo qual è il suo peso, un importo nominale netto che è la differenza fra il valore nominale e l'importo controgarantito, e qua la novità, l'introduzione dell'aliquota minima di accantonamento che permette poi di calcolare quali sono i fondi accantonati minimi
e che sommati agli eventuali ulteriori accantonamenti danno i fondi accantonati totali. Ora, questa classificazione, questa nuova rendicontazione degli accantonamenti ci permetterebbe anche, come visto nella slide precedente, di calcolare un nuovo indicatore, che è un indicatore di adeguatezza patrimoniale che vada a mettere in rapporto i fondi accantonati totali con l'importo nominale netto. Scusate se sono stato un po' lungo, qua mi taccio. Grazie Salvatore. Grazie a te. Veniamo a Luca Zuccotti, dottore commercialista, membro del board di Confidiparma e anche, diciamo, una delle figure tecniche di riferimento di Asso 112. Allora, Luca, tu che hai, diciamo, un campo d'osservazione abbastanza ampio, ti ritrovi nell'analisi che ha fatto Luca la ragione sui bilanci? Grazie Salvatore, buongiorno a tutti. Mi ritrovo, devo dire, molto, molto soddisfatto da questa analisi, perché l'ho riscontrata in questi anni nell'attività fatta in numerosi confidi conosciuti grazie anche ad Asso 112, e confermo questa polarizzazione, quindi tra confidi che tendono ad avere anche volumi importanti, che magari sono confidi che una volta, quando c'erano le vecchie soglie, erano confidi vigilati, e confidi che sono dei micro confidi. Faccio anche un'ulteriore riflessione. Mi ricordo ancora il primo osservatorio sui bilanci fatto da allora Asso 112, siamo all'inizio 2017, quando dei 440 confidi iscritti a fine 2016 circa un centinaio non avevano nemmeno depositato l'ultimo bilancio. Ecco, oggi fortunatamente i passi in avanti sono stati notevoli, quindi lo sforzo del legislatore e le politiche di accompagnamento dell'organismo sono state valide, e siamo arrivati ad un quadro, ad una situazione che vede sempre una polarizzazione, dove abbiamo un nucleo di confidi molto piccoli, magari anche senza dipendenti, che fanno pochissima attività, e una parte di confidi ben strutturata che cerca di lavorare e combattere in questo mercato. Sì, e quanto diceva anzitutto proprio il mio collega Gianmarco, cioè il 50% dei confidi fa il 90% del patrimonio e il 90% degli stock, quindi il sistema è molto polarizzato. Senti, la proposta che ha appena formulato Diego Bolognese, come dire, nei fondamentali, perché ovviamente quella è una proposta di discussione, non è una proposta di legge, ti spaventa? Ma guarda, l'ho ascoltata con piacere, di fatto devo dire che non spaventa assolutamente, perché da tempo sia in associazione sia all'interno dei consigli di amministrazione si dibatte su quali tipo di benchmark avere. I consiglieri di amministrazione negli ultimi anni, può anche sembrare strano, sono cresciuti. Guardano molto a quali sono i fondi accantonati, le disponibilità per rispondere poi alle richieste di escussione, e spesso cercano dei benchmark, appunto come quelli che ha dato e dà da anni il Comitato Torino Finanza nella parte confidi vigilati. Per cui, se anche dal punto di vista legislativo ci fossero dei riferimenti chiari dove ci si può rivolgere senza magari andare a guardare gli accantonamenti delle banche meno significative, questa sarebbe una spinta in più per premiare i confidi che cercano di essere più trasparenti e più strutturati, perché non dimentichiamo che alla fine il nostro scopo ultimo è quello di rispondere nel modo corretto in caso di escussione. Quindi di fatto questo non sarebbe altro che un aiuto anche ai consigli di amministrazione affinché si tracci una linea strategica molto chiara. Proprio sul tema della trasparenza, io so benissimo che tu sei favorevole all'adozione di bilanci XBRL, anche tu sei uno dei relatori del 18, ma ci spieghi i tuoi perché? Guarda, francamente io individuo tre perché fondamentali. Il primo è che se dobbiamo rivolgerci al mondo bancario, al mondo degli intermediari finanziari, ed essere visti come partner con una certa solidità patrimoniale, dobbiamo comunque comunicare i dati e scriverli in una tassonomia molto comprensibile e uguale per tutti. E oggi la velocità di recuperare i dati è fondamentale. Non dimentichiamo quello che facciamo quando facciamo il rating, ad esempio, del fondo di garanzia, lasciamo perdere questa fase temporanea, cioè importare i dati direttamente, ad avere un riscontro sulla validità di un bilancio con alcuni indicatori è fondamentale. Quindi così lo deve essere anche per noi.
In secondo luogo, l'applicativo che dal 2016 ha iniziato a circolare e ha iniziato ad avviare questo progetto è anche di facile utilizzo e può, secondo me, aiutare anche i confidi, perché di fatto, oltre all'inserimento dei dati, c'è la possibilità di inserire anche i commenti. E quindi di fatto si può arrivare alla stampa diretta di quello che è il bilancio, come poi deve essere depositato. Terzo luogo, è naturale che in un mercato è necessario confrontarci. Oggi, per confrontarci, come ricordava padre Benanti, dobbiamo rispondere a determinate esigenze tecnologiche. Questa è un'esigenza che, al di là del nome, come tu hai ben ricordato, un pochino criptico e che magari mette qualcuno in difficoltà, però ha un accesso facile, a un costo bassissimo, se non nessuno, per cui perché non sfruttarla e utilizzarla anche per presentarsi meglio al mondo bancario. Ti pongo un'ultima domanda che ci introduce, come dire, al prossimo relatore. Ma qual è il tuo punto di vista sul perimetro di mercato dei confidi minori? Possono vivere di sola garanzia? È sostenibile il modello di business? Secondo me è una domanda un po' retorica, lo so, ma vorrei il tuo punto di vista. Dal mio punto di vista, sicuramente la sola garanzia oggi non è più sufficiente. Questo sta avvenendo da un po' di anni e, come in tutti i mercati, soprattutto in quelli regolati, o un confidi può risalire la piramide e quindi avere la facilità di mercato di divenire intermediario vigilato, che comporta un cambiamento della propria mission, della propria natura, o altrimenti deve spingere a rapportarsi col legislatore per cercare di ampliare anche a valle. Oggi non dimentichiamo che i confidi non possono fare determinate attività di consulenza, ribadisco anche consulenza non ordinistica di ordini professionali, quella assolutamente resti agli ordini, ma altra tipologia di consulenza che è difficile fare. C'è un problema sulle partecipazioni che i confidi possono detenere. E inoltre c'è la possibilità, che oggi è stata aperta dalla legge di bilancio, di poter anche utilizzare i fondi per la prevenzione usura e iniziare a fare delle erogazioni, se ci saranno quei requisiti che saranno poi indicati nel decreto che tutti stiamo aspettando. Quindi di fatto c'è una piccola strada già tracciata e un'altra sulla quale ritengo sia necessario spingere, che è un ampliamento anche su attività più software e accessorie, e diciamo anche più soft, che oggi è un po' limitata. Dovremmo poter fare anche quella per rafforzare il nostro canale commerciale e soprattutto stare più sul cliente. Certo, molte grazie. Grazie in realtà, ora passiamo a Lorenzo Gai, ben noto nel nostro mondo, professore ordinario di economia e di intermediari finanziari presso l'Università di Firenze, ma in realtà, come dire, il passaggio dall'albo all'elenco è evidente che è una sorta di scalone, no? Perché cambiano completamente i costi di compliance, ma cambia completamente il perimetro di mercato. Quindi quello che vediamo è che i confidi del mondo di mezzo, diciamo così, quelli vicino alle soglie, fanno di tutto passare al di là, fusioni, scissioni, come dire, anche interventi lobbistici sul mille proroghe, si fa di tutto per rinviare il passaggio da una parte all'altra, per evitare. Quindi su questo tema, diciamo, di trovare un sistema di passaggio un po' più morbido, avevamo scritto qualcosa l'anno scorso con Claudio Dauria, era una proposta abbastanza complessa. Quest'anno abbiamo una diversa proposta, scritta a quattro mani da Lorenzo Gai e Saverio Tani di Italia Confidi e membro del comitato tecnico Asso Confidi, che ha sicuramente il vantaggio di essere meno complessa. Lorenzo, ce la racconti, ce la descrivi? Grazie intanto dell'invito. Diciamo che, ascoltando anche i precedenti interventi, tra l'altro mi è venuto in mente una cosa che sto trattando a lezione con i miei studenti, cioè che quando, mutatis mutandis, nell'ambito bancario vi era una legge del 36-38 che fu novata nel 94 dall'attuale testo unico per effetto però di una rivoluzione silenziosa da parte della Banca d'Italia che era intervenuta nel mentre. Ecco, io vorrei che nel caso dei confidi non si arrivasse fino a questo punto, cioè a dover ratificare dei cambiamenti realizzatisi in maniera o silenziosa o un po' affastellata, perché ad oggi il tema è quello che si assiste intanto a un'alluvione quasi normativa, perché diversi sono gli organi soprattutto che insistono sui soggetti vigilati, penso all'EBA,
la stessa BCE con le sue aspettative di vigilanza, ai principi contabili internazionali, eccetera, eccetera. Più ci sono anche, accanto a questo, tutti gli interventi un po', non voglio dire tampone, ma un po' tempo per tempo, gli ultimi dei quali conseguenti alla crisi pandemica, decreto liquidità, che hanno spostato un po' i termini del campo di gioco, un po' le coordinate all'interno di cui si muove il conflitto. Per cui, vengo al punto, probabilmente è il momento di considerare una ricomposizione del sistema dei confidi e delle attuali forme. Come erano state pensate queste forme? Questo anche per, rispondo già un po' alla tua domanda, per evitare forme di arbitraggio normativo che riguardano certamente i confidi che sono vicini alla soglia, ma poi in generale un po' tutti gli altri. Direi, due sono le possibili linee di intervento. Una è quella di, cambiare la distinzione tra confidi maggiori e confidi minori, perché la legge del, diciamo, ciò che la legge del 2003, che poi un decreto che disciplina il mondo dei confidi, aveva distinto tra banche di garanzia, confidi maggiori, come si chiamano oggi, maggiori, e confidi minori, oggi quelli scritti nell'organismo appunto dei confidi minori. La soglia sono 150 milioni di volumi di attività finanziaria. Ecco, ad avviso nostro, una proposta potrebbe essere quella di considerare come livello di significatività, per passare dal livello di minori vigilati dall'organismo a maggiori vigilati dalla Banca d'Italia, sia quella di svolgere direttamente attività di concessione di garanzia per cassa, quindi concedere finanziamenti, perché questo giustificherebbe un profilo complessivo di rischiosità che allora, in presenza del quale, si renderebbe necessaria la vigilanza della Banca d'Italia. Ma sarebbe comunque una libera scelta del Confidi che decidesse di seguire questa strada. E ovviamente, per chi invece non dovesse compiere questa scelta, potrebbe rientrare sotto la vigilanza dell'organismo sui confidi minori, magari emendata con quelle regole che condivido, che ha presentato un attimo fa l'amico Diego Bolognese. In cambio di questo, e chiudo questa prima parte di modifiche che potrebbe essere indicato utile apportare, il confidi vigilato, a differenza di oggi, si dovrebbe vedere riconosciuta un ruolo quale forma di credit risk mitigation, anche che vada oltre. Cioè, oggi sappiamo che in funzione del rating attribuito all'Italia non è riconosciuto questo livello, cioè questo intervento da parte neppure del confidi vigilato. Ecco, occorrerebbe che il legislatore nazionale lo riconoscesse, un po' come ha fatto sui principi contabili, dove ha derogato l'applicazione di quelli internazionali a favore dei principi contabili nazionali. Invece, già oggi, in tema di calendar provisioning, è già possibile, è già prevista la distinzione tra confidi vigilati e non, perché solo chi è confidi vigilato fa sì che gli anni necessari per coprire un credito al 100% richiesti alle banche divengano 8 dai 2-3 per i crediti chirografari o quindi non assistiti a garanzia. L'altra linea, e vado a concludere, di intervento che proponiamo è quella di ampliare, soprattutto anche qui mi ricollego a quello che dicevano poco fa e le persone che mi hanno preceduto, l'ambito di attività da parte dei confidi, direi tutti, perché ad oggi il confidi svolge attività di garanzia collettiva e servizi a essa connessi strumentali. Questo sicuramente il 112 non può fare altro, ma in generale in questa definizione non rientrano né le garanzie fornite a non soci, né altre forme di garanzia, tipo le garanzie commerciali per appalti, per rimborsi fiscali, eccetera. Mentre rientrano invece le garanzie ad altri finanziamenti, quali leasing, factoring e altro. Ecco, la proposta in questo caso sarebbe di ampliare il novero delle attività connesse strumentali, ricomprendendo anche le attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate, sia socie che non socie. Seppur poi in un contesto di correlazione al rilascio della garanzia, quindi nell'ambito delle attività connesse strumentali ampliarle, e infine concludo, nell'ambito della attuale attività definita residuale per i confidi maggiori, consentire essa anche per i confidi minori,
e stabilire quindi un'apertura generalizzata sull'attività di gestione di fondi pubblici, fondi rischi, fondi di garanzia, ovviamente gestiti a favore delle imprese, a tutti i confidi. Tema facendo dei confidi, restituendo un loro ruolo quali soggetti attuatori di una serie di misure, penso al Next Generation Plan che sta per arrivare, eccetera, eccetera. Infine, sempre in questa emendata attività residuale erga omnes, cioè rivolta a tutti i confidi, dovrebbe essere possibile poter consentire loro di svolgere a titolo oneroso un collocamento di finanziamenti erogati da altri soggetti, ad esempio banche o altri ancora, nonché anche un'attività di gestione di crediti rientranti nell'NPL. Quindi in sostanza superare la distinzione confidi maggiori e confidi minori, nel senso di rimandarla a una libera scelta dei confidi che decidesse di assoggettarsi a questa più ampia vigilanza, avendo in cambio dei benefici più certi di quelli che sono presenti oggi, e ampliare a tutti i confidi sia l'attività connessa strumentali, riconoscendo la possibilità di svolgere questi servizi, consulenza, assistenza alle imprese consorziate o a quelle che lo potrebbero divenire, e infine anche la gestione dei fondi pubblici, ampliarla ai confidi minori. Mi fermo qui e ti ringrazio. Grazie Lorenzo, lo dico per tutti i relatori, insomma le prossime sessioni abbiamo accumulato un quarto d'ora di ritardo, quindi proveremo ad accelerare. Adesso affido le conclusioni a Silvio D'Amico, che tutti voi immagino conoscete, insomma, perché per anni si è occupato della nostra materia con riguardo soprattutto alle agevolazioni, ma adesso ha cambiato ruolo perché il dottor D'Amico oggi si occupa della regolamentazione delle politiche del settore finanziario, quindi anche della regolazione che riguarda in particolare i confidi. Prego. Grazie Salvatore, grazie per l'invito. Diciamo, questo è diventato nel tempo e si è confermato un tavolo prestigioso, quindi è stato un piacere esserci e avere l'opportunità di ascoltarvi. Mentre ascoltavo i diversi interventi mi stavo chiedendo quale potesse poi effettivamente essere il valore aggiunto, perché diciamo la discussione è stata molto vera, molto tecnica, si è entrata in prospettive. Forse diciamo l'unica cosa su cui mi sento di darvi un contributo è c'è un percorso normativo che nell'ultimo anno si sta delineando, è già stato ricordato, quindi non voglio annoiarvi o ripetervi, ma se partite dal DL18 in cui si è messo la semplificazione per il contributo dell'organismo, il DL23 dove non c'è solo il fondo PMI, ma va ricordata anche la norma sul microcredito, qualcuno ha ricordato prima, c'è cioè la possibilità di partecipazione agli enti del microcredito, e una cosa che forse è passata inosservata, che ancora non è operativa, ma sulla futura garanzia SACE a mercato, che è uno dei strumenti più grossi che il MEF dovrà mettere in piedi per il futuro, ci sono i confidi dentro, c'è anche la parola confidi. Mi fa piacere dire che sono norme che sono passate per il mio ufficio, insomma. E sul DL34, sta ricordato prima, la modifica al 112 con la possibilità per i confidi vigilati di fare credito, passando per il fit and proper, quindi il 169, fino alla legge di bilancio che ha aperto la possibilità del credito anche ai confidi minori. Sul fondo usura il decreto è in cottura, mi sento di poter dire che dovrebbe essere adottato molto a breve, e molte delle cose che stiamo pensando per il decreto sono in coerenza con le cose che sono state dette su questo tavolo. È chiaro che c'è come dire un equilibrio molto molto delicato tra tenere un soggetto che non è un vigilato, quindi che non ha le stesse caratteristiche e anche la stessa scala di costi ovviamente di un 106, ma che allo stesso tempo non siamo tutti consapevoli non può più fare soltanto garanzia. Chiudo la porta, se no non sento. Grazie. No, non può più vivere soltanto di garanzie, come è stato detto fino un attimo fa. C'è un percorso evidente in cui non basta più soltanto l'etichetta o la registrazione a un albo, c'è un tema, ma questo è già uscito, di
a Contability. Credo che l'esperienza del fondo, infatti è stato molto interessante riconsiderare quello che sta l'esperienza del fondo, il filtro che il fondo centrale ha potuto fare e anche l'attività di, diciamo, soft, di moral suasion verso l'efficienza, sia anche il grimaldello che ha consentito al sistema dei confidi, che aveva una certa difficoltà a trovare uno spazio, no? Io, diciamo, rispetto ai temi di qualche anno fa in cui si parlava solo di spiazzamento, di, come dire, di confidi che oramai erano all'angolo, invece ci sono delle realtà attive, e anche la produzione normativa di prima, che prima citavo, dà anche il senso di una, come dire, di soggetti che sono avvertiti come soggetti attivi per il sistema economico, che sono avvertiti come soggetti utili, perché sono quelli che hanno una mole di informazioni che oggi le grandi banche non hanno più. Ci sono dei confidi che stavamo vedendo che hanno dei tassi di sofferenza che sono molto molto più bassi rispetto a quelli delle grandi banche. Diciamo, quindi, rispetto al sistema degli attori, ma anche questo è stato già detto, quindi ripeto cose già dette sicuramente meglio di me, la vera scommessa è far parlare insieme questi attori. Molti dei confidi assomigliano alle banche oggi come oggi, hanno una strutturazione interna che è sempre più vicina a quella delle banche, e non potrebbe non essere, perché se non parlano la stessa lingua poi ci vuole il mediatore culturale che li mette in correlazione. Quindi io vedo un processo di, vedendolo dal mio nuovo osservatorio di, diciamo, ufficio che si occupa di disciplina bancaria, e quindi per questo anche sotto profilo della disciplina dei confidi, e questo in qualche maniera fa sì che vengano attratti dalla disciplina bancaria, fa sì che nel momento in cui vengono avvertiti come possessori di informazioni di una quantità e qualità migliore di informazioni rispetto al tessuto delle imprese, soprattutto quelle più piccole, quelle più opache, come ricordava Salvatore all'inizio del seminario di oggi, sono un valore aggiunto della catena della garanzia e del sistema. C'è un tema di tecnologie, c'è, e quindi l'XBRL, che poi sono tecnologie minime se vogliamo, che però non sono state facili, non hanno avuto facilissima diffusione in questo mondo, e quindi, diciamo, io mi sento di dire che in questo percorso c'è uno spazio e c'è una sensibilità da parte di tutti gli attori, da parte del sistema bancario, che ha piacere, immagino, ad avere un partner valido, da parte delle istituzioni che sanno di avere un altro attore in campo. Ecco, non so se sono riuscito a portare assolutamente sì, Silvio, penso si sia colto, insomma, ancora una volta questa relazione stretta che c'è tra, come dire, la trasparenza dei confidi e la possibilità di selezionare i confidi partner da parte sia delle banche che dello stesso Stato, che appunto non tratta tutti allo stesso modo ma li discrimina in base ai livelli di efficienza e di efficacia che questi intermediari dimostrano. Però l'apertura, diciamo, sia il processo evolutivo che hai descritto, che le prospettive che ci hai offerto, penso siano molto confortanti per gran parte del nostro pubblico, perché, insomma, è evidente che le istituzioni sono attente, anche se non accolgono sempre tutte le istanze dell'associazionismo, ma, come dire, ognuno gioca il suo ruolo. Quindi grazie, passiamo.